Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo incontro. Ufficialmente The Walk of Change insieme ad Alba Mediterranea hanno iniziato questo percorso in giro per l'Italia. Stiamo facendo semplicemente informazione. Io non sono un politico, le persone che mi accompagnano non sono dei politici, non rappresentiamo nessun partito politico o movimento. Siamo dei semplici cittadini informati che vogliono provare ad informare altri cittadini. Perché con l'informazione, a parer nostro, possiamo veramente cambiare il mondo. Allora, quindi ognuno di noi, però, visto che purtroppo in questo paese, vi ricordo che ci troviamo al 77esimo posto nel mondo per quanto riguarda la libera informazione, abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua parte, ognuno di voi, ognuno di noi, anzi. Il discorso è questo, noi abbiamo pensato molte cose che possono riguardare tutti noi e che possono aiutarci a migliorare la nostra condizione attuale, però nello specifico abbiamo un'occasione unica, soprattutto quest'anno, nel 2018, perché ci troviamo di fronte alle elezioni politiche nazionali e potrebbero darci una visibilità unica per quanto riguarda l'esibizione al grande pubblico italiano dei nostri diritti che assolutamente vengono annichiliti in questo paese. Abbiamo creato un legittimo voto di protesta, ma prima di arrivare a questo voglio dirvi chi sono. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia, sono un assistente di volo dell'Alitalia e come assistente di volo dell'Alitalia vi posso dire che come l'Alitalia tantissimi altri gioielli di questo paese sono stati assolutamente svenduti al miglior offerente. Questa magari è una cosa che già sapete, ma vi ricordo che quello che sta avvenendo in questo paese non dipende soltanto da chi ci governa, e quindi i nostri politici, ma dipende sicuramente da forze molto più grandi di loro. Loro sono manovrati, come noi siamo manovrati, ma quello che sta avvenendo in tutto il mondo. In questo momento storico, come dicevo, abbiamo la possibilità di presentare un legittimo voto di protesta. Che cos'è un legittimo voto di protesta? Noi non ci siamo inventati nulla, siamo semplicemente, grazie qui all'aiuto di Orazio Ferniani di Alba Mediterranea e di Giorgio Vitali, due storici che studiano e soprattutto denunciano quello che sta avvenendo in questo paese da ormai 40 anni, abbiamo semplicemente ripreso una legge del 1957, DPR 30 marzo numero 361. Invito chiunque di voi che sia collegato in questo momento con la nostra diretta Facebook oppure chi ci guarderà in questo filmato ad andare a controllare quello che sto dicendo. Ogni singola parola che io dirò stasera la potete verificare. È importante perché l'informazione deve essere accompagnata da una consapevolezza e la consapevolezza può arrivare nel momento in cui iniziate a studiare, iniziate a leggere, iniziate a capire quello di cui stiamo parlando, perché il problema è che c'è un progetto, come dicevo prima, qui a un ragazzo che è intervenuto, che riguarda gli italiani ma da ormai 40 anni. Purtroppo c'è qualcosa che hanno studiato a tavolino e che ci ha portato al livello attuale, dove la maggior parte di noi inconsapevolmente sta palesemente contribuendo a questo progetto che ci porta lontano dalle verità. Noi siamo qui per raccontarvi semplici verità. Quindi, ritornando a noi, che cos'è questo legittimo voto di protesta? È un voto a tutti gli effetti, naturalmente non viene fatto con le dinamiche che ci vengono proposte, imposte da un sistema ormai marcio, ma seguiamo delle dinamiche di legge che ci permettono, ed è nostro diritto farlo, che ci permettono di esprimere un giudizio negativo, e quindi in questo momento chi farà il voto di protesta deve sentirsi rappresentato come cittadino libero e che vuole dire la propria, dove non si sente rappresentato in questo momento storico preciso da nessun partito o movimento politico italiano. È inutile che vi dica che le false promesse che vengono raccontate da diversi anni, per non dire decenni, in questo paese hanno purtroppo portato il paese al default. C'è qualcuno prima di me che ha provato a raccontare queste verità, ha provato a raccontare di un collegamento che c'era tra Stato, mafie, 'ndranghete, ma soprattutto logge massoniche che sono conniventi con questo sistema politico. Quello che sta avvenendo è qualcosa che riguarda tutti noi ed è per questo che tutti noi dobbiamo continuare a diffondere queste verità. Nel 1992 c'erano due grandi magistrati in Sicilia che sono stati fatti saltare con delle bombe, si chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Se io sono qua, se Orazio è qui e se tante altre persone, ricordatevi che non siete soli e non siamo soli a dire queste verità, siamo in tanti che lo stiamo facendo in Italia, gli italiani non sono morti, si devono solo svegliare, ma vi dico che non siamo soli perché ci sono tanti altri che stanno facendo proselitismo e stanno raccontando queste verità in altre città d'Italia. Allora io vi dico, uniamoci, uniamo le forze, uniamo gli intenti, perché un'intelligenza collettiva può essere più forte. Siccome purtroppo anche chi dovrebbe fare informazione, e non dovrebbero essere i cittadini semplici, che dovrebbero essere sicuramente informati di quello che sta accadendo, dovrebbero essere i mass media, dovrebbero essere i giornali, dovrebbero essere le televisioni. Però o hanno smesso di farlo perché hanno paura, perché quelle bombe lì che hanno fatto saltare in aria un'autostrada, hanno fatto saltare un intero quartiere di Palermo in aria nel 1992, hanno fatto paura a molti, anche a quelli che volevano raccontare la verità. Invece se noi siamo qui, stiamo dimostrando che quelle verità continuano a viaggiare, magari su altre gambe, magari con altre bocche, con altri visi, con altri personaggi, ma quelle verità fanno male a questo sistema marcio. Però dobbiamo iniziare a raccontarle ad alta voce e soprattutto a raccontarle tra di noi. Ritornando al voto di protesta, il voto di protesta, come vi dicevo, nasce con una legge del 1957. Questo vi fa capire, soltanto questo fattore, che se per 60 anni nessuno, prima di me e oggi, vi ha parlato di legittimo voto di protesta, l'omertosità che c'è stata in questo paese fino adesso, l'omertosità che c'è da parte di tutti i movimenti e tutti i partiti politici. Perché storicamente quest'anno è molto importante, dove questo legittimo voto di protesta può veramente creare un cambiamento, o quantomeno un inizio, un'inversione di tendenza, qualcosa che veramente ci porti a sognare che questo paese ritorni ad essere quello che era un tempo e che può, ha tutte le capacità per esserlo, perché noi come popolo siamo un popolo eclettico e ve lo posso garantire io che viaggio da tantissimi anni nel mondo, siamo riconosciuti in tutto il mondo ci copiano, perché in tutto il mondo capiscono la passione degli italiani e capiscono le qualità degli italiani. E se negli anni 60 eravamo i primi ad essere come paese nel mondo rispettati da chiunque, possiamo tornare tranquillamente ad esserlo oggi. Dipende soltanto ed esclusivamente da noi. Quello che vogliamo fare è lanciare un minimo di entusiasmo, un minimo di fiducia in voi stessi, ma soprattutto di farvi tornare a sognare. Perché quello che sta accadendo non viene raccontato, la verità di tutti i giorni che già vivete sulle vostre vite, sui vostri figli, in tutto quello che vi capita ogni giorno, è qualcosa di bruttissimo, ma che ormai non merita neanche più la dignità di essere raccontata. Vogliamo parlare di almeno 7 o 8 persone che in questo paese, per la situazione economica che c'è in questo paese, si tolgono la vita, fanno una scelta estrema perché hanno dei problemi economici. Insieme al signor Ferniani, insieme a Giorgio Vitali, abbiamo fatto una denuncia forse 2 settimane fa, abbiamo fatto una denuncia verso i nostri politici e parliamo delle più alte sfere politiche italiane, parliamo del primo ministro italiano Gentiloni, parliamo della presidente della Camera Boldrini, parliamo del presidente del Senato Grasso e di tutti i politici, senatori o parlamentari coinvolti in questo schifo, dove hanno già firmato che qualsiasi italiano, e vi ricordo che ci troviamo in questo momento nella quarta rivoluzione industriale e da qui 2018 al massimo 2030, cioè 12 anni, si perderanno almeno altri 10 milioni di posti di lavoro. Questo che cosa sta a significare? Che se molti italiani come noi, fiduciosi che le cose magari migliorino, si rimettono a posto, magari perché hanno una famiglia e magari hanno ancora un lavoro dietro, pur se mal pagato, magari decidono di prendere e aprirsi un mutuo, cioè fare un prestito con le banche. E che cosa succede? Perché questa legge che hanno fatto è pericolosa? Perché hanno messo per iscritto che se una persona, dopo aver fatto un mutuo, che può essere decennale, ventennale, di 30 anni, perde il lavoro e soprattutto non riesce più a pagare 9 rate perdendo il lavoro di quel mutuo, perde direttamente la casa. Non è che gli arriva lo sfratto e forse lo butteranno fuori, cioè viene proprio la casa venduta ad altri e lo potete denotare, andate a controllare nelle varie agenzie che vendono immobili, anche sui vari siti, quante case all'asta ci sono in questo momento e continueranno ad aumentare ed aumenteranno ancora. Perché le persone stanno perdendo non solo dal punto di vista economico e dal punto di vista della dignità il loro lavoro e la loro vita, perché molti decidono di farla finita e si suicidano, ma si ritrovano per strada, perché quando non hai più un'entrata economica e quando non hai più una casa, sei niente. E come dicono in Sicilia, sei nudo, miscato con nulla.
Allora io vi invito a ragionare, se noi abbiamo denunciato questo è perché da qui a 10-12 anni non ci saranno solo 10 milioni di posti di lavoro in meno, ci vorrebbero essere 20 o 30 milioni di poveri, perché magari quelli che perdono il posto di lavoro e perdono il mutuo in quella casa hanno una moglie e magari hanno anche dei figli. Quindi ragionate su questo, perché ci stanno prendendo in giro ogni giorno. E sentire delle false promesse su problemi che non risolveranno mai, l'italiano medio è stanco, ma allo stesso modo non ha ancora fatto nulla per cambiare l'ordine delle cose. Allora io vi dico, con questo legittimo voto di protesta e quest'anno avrete una possibilità incredibile. Perché? Abbiamo visto, sì, i più informati già lo sanno, ma per chi non lo sapesse, la Corte Costituzionale Italiana, ok, insieme alla Consulta, hanno emesso nel 2014, esattamente un anno dopo che il governo entrante è andato al governo ed è stato reggente per i successivi 5 anni ed è arrivato fino ad oggi e quindi ha governato per 5 anni, ha emesso nel 2014, quindi dopo appena un anno che era stato eletto, una sentenza, mettendola nero su bianco, che assolutamente spiegava e diceva che la legge elettorale che ha portato al governo, quel governo che è lo stesso governo attuale che ci sta portando alle elezioni del 2018, l'ha fatto in una maniera illegittima, incostituzionale. Questo che cosa sta a significare? Che lo stesso governo era incostituzionale. E quando dico governo, non vi confondete sul fatto che soltanto chi sta alla maggioranza governa questo paese, perché tutti i soggetti che partecipano alla vita politica di questo paese, e parlo di maggioranza ma anche di opposizione, quindi parlo di chiunque, PD, PDL, Lega, 5 Stelle, chiunque in questo momento è fraudolentemente coinvolto in questo, in quello che sta accadendo, cioè sono incostituzionali, e se sono incostituzionali non dovevano stare lì. La cosa ancora più grave, è che all'interno di quella stessa assemblea della Corte Costituzionale che ha emesso quella sentenza nel 2014 si trovava un'altra figura, un'altra pedina fondamentale del nostro paese, un signore chiamato Mattarella, parliamo del Presidente della Repubblica Italiana. Una volta emessa quella sentenza e una volta giurato sulla Costituzione, la Costituzione italiana, una delle più belle al mondo, si rifà ai diritti umani, alla Carta dei diritti umani nei primi 55 articoli. Noi la stiamo distribuendo in giro per l'Italia, perché? Perché la maggior parte di noi non la legge più. Non l'ha mai letta, non la legge più. Non voglio offendere chi invece magari l'ha letta. Molti di noi l'hanno letta e magari non se la ricordano più. Nelle scuole non la insegnano più. Non esiste più la materia di educazione civica. È una cosa molto grave, perché i giovani si ritrovano ad avere una responsabilità politica senza sapere che cosa stanno facendo e nessuno glielo sta spiegando. Gli viene detto solo vota questo, vota quest'altro, ti prometto questo e ti prometto quest'altro. Ma non è quella l'educazione civica che devono avere, è qualcos'altro. Qualcosa che prima si tramandava anche nelle famiglie, ma i genitori purtroppo non riescono neanche più a stare a dire ai figli, perché entrambi devono lavorare, perché non ce la fanno arrivare a fine mese. E perché non ce la fanno? Andiamo a vedere per esempio una delle leggi che è stata fatta in questi ultimi 5 anni, vogliamo parlare del Job Act. Il Job Act ha schiavizzato letteralmente tutta la nuova generazione italiana. Parliamo di stipendi che stanno sotto la soglia di povertà, eppure hanno un contratto a tempo indeterminato. Parliamo di 600, 700, massimo 750 euro, ma la soglia di povertà è 785 euro. E nel momento in cui un ragazzo e una ragazza che fanno lo stesso lavoro e magari si frequentano e magari si piacciono e decidono magari di mettersi insieme e creare veramente una famiglia e fare dei figli, con che spirito possono, in prospettive, possono creare una famiglia con 1500 euro in due, comprarsi una casa e con tutto quello che ne consegue delle spese del figlio? A me mi fa ridere un signore come Di Battista che mi viene a dire no, adesso mi sono reso conto quante spese ci sono effettivamente per il bambino. Ma che cosa mi stai dicendo? Ma tu, anche tu sei complice di quello che hanno fatto, perché che tu lo urli dai dentro a un Parlamento, ma in realtà stai partecipando a qualcosa che è incostituzionale, vi ricordo, che è assolutamente illegittimo, tu sei complice, perché chi non fosse complice si sarebbe già dimesso da un pezzo e non avrebbe fatto 5 anni di legislatura. Allora io qui non voglio andare contro nessuno dei partiti o movimenti politici, ma andare contro tutti, perché tutti sono assolutamente conniventi con questo sistema. E come lo faccio? Lo faccio proprio basandomi su queste due sentenze, con un legittimo voto di protesta. Abbiamo creato, basandoci semplicemente sulla legge, l'abbiamo ripresa, l'abbiamo riportata qua, spiegandovi le stesse cose che vi sto dicendo qui,
facendo un programma che spiega bene che cosa sia la legge del 1957, decreto, legge elettorale DPR 361. Andatela a vedere, lo potete vedere qua, qua vi spieghiamo che cos'è e vi diciamo perché è importante quello che sta accadendo in Italia, ma soprattutto del fatto che ci siano due sentenze che rendono un Parlamento e un Senato e di conseguenza un governo incostituzionale tutto. Qui invece ci sono delle specifiche rispetto a quella legge che vi permetteranno di svolgere questo legittimo voto. Adesso io voglio lasciare, per quanto riguarda la spiegazione del legittimo voto di protesta, la parola qui a Orazio Ferniani, una persona che, come dicevo prima, ha speso gli ultimi 40 anni della sua vita a dire queste verità. Grazie.